chiediamo la possibilità dal punto di vista finanziario di aiutare le imprese più deboli a poter avere la possibilità di allungare nel lungo termine i loro indebitamenti, così come chiederemo, lo sentirete durante i lavori di oggi, al nuovo governo di occuparsi di tutto il sistema imprenditoriale del suo complesso. Questo è un sistema che occupa in Italia 140.000 addetti, quindi un numero esorbitante di famiglie che vivono e traggono beneficio da questo settore. Siamo il primo paese in Europa rispetto al numero degli addetti. Abbiamo bisogno che il nuovo governo si occupi delle imprese labor intensive, cioè quelle che danno molto lavoro alle persone. La Toscana nel suo insieme, Firenze in particolare, ma con tutta la sua Toscana intorno, rappresenta il 50% dei numeri che vi ho detto, quindi in proporzione ovviamente le necessità delle imprese qua sono sicuramente dal punto di vista dei numeri imponenti rispetto ad altri distretti. Ciò non toglie che altri distretti, che rammento qui, distretto Lombardo, Veneto, le Marche e la Campania, sono distretti dove ci sono un grande numero di imprese già dette anche lì, quindi i temi sono uguali proporzionalmente rispetto all'importanza degli fatturati e degli addetti.